Che cosa significa per te essere tra le 100 donne più influenti d'Italia? Sicuramente un riconoscimento importante e soprattutto l'opportunità di conoscere altre storie al femminile importanti, donne pazzesche che stanno provando in tutti i settori, dalla moda all'editoria, alla ricerca, all'impresa, all'imprenditorialità, a portare maggiore valore. Quali sono i valori che senti più tuoi in quello che fai ogni giorno? Credo importante il coraggio, sicuramente il coraggio di sfidare i propri limiti, le proprie insicurezze, la determinazione per raggiungere obiettivi chiaramente ambiziosi. Come hai vissuto questa serata? Cos'è che ti ha colpito in particolare? Mi ha colpito molto come tutte le donne presenti si chiedessero del perché della loro presenza in questa lista ed è simpatico pensare al paragone maschile lì dove non sarebbe mai accaduto e probabilmente sarebbe stata un po' una rendita di posizione. Questo credo che sia il fattore, il contributo più importante che noi donne possiamo portare, questa capacità e questa voglia di miglioramento continuo, lì dove la perfezione non è mai uno stato definito e raggiunto, ma un obiettivo e una proiezione. Ecco, che consiglio ti senti di dare a delle ragazze che puntano ad essere come te? Non abbiate paura e cercate di prendervi, abbiate consapevolezza dei vostri talenti e delle vostre capacità e siate ambiziose.